incidente mortale oggi sulla A4 a San Donà di Piave in direzione Venezia. L'autostrada è rimasta bloccata per ore, coinvolti due camion e un furgone. A Chioggia fora un polmone con un fendente al rivale che da anni convive con la sua ex moglie. Spinto da rimorso si è costituito. Ca Letizia compie 45 anni, ma li dimostra perché è cresciuta e ora conta su 300 volontari e sostiene 2.800 poveri. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi verso le 11.15 in A4 fra San Donà di Piave e Venezia Est in direzione Venezia. Coinvolti tre mezzi pesanti, uno con targa slovena, uno con targa polacca e uno con targa italiana. È una Fiat Scudo il cui conducente è deceduto. Si tratta di un 35enne che è rimasto schiacciato nell'abitacolo. Secondo le notizie diffuse da Autovie Venete, i due camion si sono messi di traverso bloccando per ore l'intera carreggiata. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 13.40 per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione. Raggiunti 5 km di coda all'interno del tratto chiuso, disagi ovviamente per tutti gli automobilisti. E accoltellamento ieri sera a Chioggia fra due sessantenni. Uno dei due, che di professione fa il medico, è ricoverato in ospedale con un polmone perforato da più coltellate, mentre l'aggressore, sopraffatto dal rimorso, si è presentato nel commissariato di polizia e ha confessato il tentato omicidio. È accaduto alle 19 in Calle Gradara, nello studio del medico. Si tratta di un 58enne disoccupato da anni, separato dalla moglie, che considera il medico la causa dei suoi problemi. In preda all'ennesima crisi di gelosia, il marito della donna, che il medico frequentava, ha inferto dei fendenti al rivale. Non è ancora chiaro cosa ha preceduto l'aggressione. I vicini di casa hanno sentito urlare e hanno chiamato polizia e carabinieri. Intanto l'aggressore ha fatto a tempo a colpire il medico e ad abbandonarlo in un lago di sangue sul pavimento e di fuggire. È scattata la caccia all'uomo, ma il mancato omicida ha scelto di consegnarsi. Nell'ambulatorio la polizia ha trovato una fiocina con cui il medico è stato minacciato e il coltello che ha causato le ferite. E voltiamo pagina. Due anni fa la scoperta di un vasto giro di narcotrafficanti e in questi giorni scoperto il canale con cui venivano riciclati i proventi della droga. Il GICO delle Fiamme Gialle di Venezia ha scoperto tre insospettabili imprenditori. Sentiamo. Due insospettabili commercianti italiani di legname in Toscana e un imprenditore edile marocchino nelle Marche riciclavano il denaro di una grande organizzazione dedita al narcotraffico. Era così che ripuliva i proventi illeciti della droga una banda di trafficanti scoperta nell'agosto del 2010 dal GICO di Venezia, il gruppo investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza. I finanzieri allora fermarono un corriere albanese con 67 kg di hashis. Un mese dopo riuscirono a trovare altri 167 kg di hashis a Piacenza in possesso di un corriere spagnolo e in ottobre trovarono ben 2.200 kg di cocaina nelle mani di un italiano e di uno spagnolo. Da allora le indagini non si sono fermate e hanno portato all'arresto di 12 persone e alla segnalazione di altre 17 e alla ricostruzione infine del meccanismo con il quale i narcotrafficanti trasferivano le somme ai tre imprenditori che a loro volta inviavano il denaro all'estero. Sono scattati in questi giorni il sequestro di una partita nelle Marche, di due vetture di grossa cilindrata e numerosi conti correnti. Partono in dicembre i lavori a San Giuliano per portare la monorotaia del tram. Il cantiere riguarderà la rotatoria all'uscita di Viale San Marco, ma la vera rivoluzione alla viabilità inizierà in febbraio, quando le imprese edili si sposteranno sul cavalcavia di San Giuliano. I dettagli nel servizio. Partono i lavori per l'installazione della monorotaia del tram a San Giuliano. Il cantiere riguarderà intanto la rotatoria in uscita di Viale San Marco e dunque chi è solito transitare per quel nodo dovrà trovare una strada alternativa. Ma i disagi più forti per la mobilità si avvertiranno a partire da febbraio, subito dopo il carnevale, quando la società Veneto Strade metterà mano al cavalcavia di San Giuliano per rinforzarlo al punto da consentirgli di sopportare il transito del tram. L'annuncio della partenza dei lavori è stato dato oggi dall'assessore alla mobilità del comune di Venezia, Ugo Bergamo. Fino a febbraio non ci sarà nessuna conseguenza perché si opererà soltanto sulla rotatoria che realizzeremo in uscita da Viale San Marco e quindi la viabilità rimarrà inalterata.
da febbraio inizieranno i lavori sul cavalcavia e quindi a fasi alterne, prima 2 mesi e poi altri 2 mesi, ci sarà un cambio di mobilità, soprattutto uscendo da Venezia verso Maestre, mentre nella prima fase, venendo da fuori Venezia verso Venezia, rimarrà inalterato l'accesso ai mezzi pubblici e privati. Nella seconda fase, invece, sia in entrata che in uscita per i mezzi privati ci sarà l'obbligo di trovare percorrenze alternative che abbiamo già individuato, in particolare usando le tangenziali, mentre per il servizio pubblico, taxi, autobus, CTV, mezzi pubblici di soccorso, sarà garantita sempre la circolazione in doppio senso alternato lungo il cavalcavia. Per raggiungere Venezia dalla Triestina e dall'aeroporto, dal Terraglio, dunque, rimarrà la tangenziale, oppure via Torino, almeno fino a maggio, quando i lavori saranno terminati. La strada più veloce sarà sicuramente la tangenziale, perché a proprio di città lo sconsigliamo, ma potrà imboccare via Torino, prendere il cavalcavia nuovo, il sovrappasso nuovo, e realizzeremo contestualmente anche l'uscita dal Trotto direttamente sulla regionale per favorire un rapido deflusso verso Venezia. Insomma, l'amministrazione comunale è riuscita a risparmiare disagi alla mobilità durante il carnevale. Abbiamo avuto molta attenzione a non creare un collasso alla circolazione, soprattutto nei giorni di grande afflusso dall'aeroporto e per l'aeroporto durante il periodo del carnevale. Quindi l'inizio ai primi di dicembre è proprio teso a evitare lavori in quella fase, quindi prima dei carnevali ultimeranno i lavori sulle rotatorie e fuori del cavalcavia, dopo il carnevale cominciano quelli sul cavalcavia che dureranno circa 4 mesi. L'intervento è particolarmente importante per il comune, che potrà così restaurare il cavalcavia senza utilizzare fondi di Caffersetti. È un'occasione di consolidamento di un cavalcavia che già ha subito nel tempo alcune fasi di rattoppo, adesso ci sarà proprio un intervento radicale di consolidamento. Quindi è passato in proprietà al comune quando è stato derubricato a tratta urbana e quindi l'ANAS ce l'ha consegnato. Oggi devo dire grazie a Veneto Strade e all'assessorato regionale alla mobilità, all'assessore Chisso in particolare, questo intervento è a totale carico di Veneto Strade e quindi hanno svolto un'azione di collaborazione molto importante per l'amministrazione. Maggio dovrebbe essere il mese decisivo anche per il Ponte della Libertà, perché il limite di velocità tornerà sui 90 km orari, grazie alla sostituzione dei New Jersey, in grado di sopportare l'impatto con automobili con tale andatura. E fino a maggio dunque bisognerà ancora soffrire e tenere l'andatura a 50 km orari sul Ponte della Libertà. E intanto il Comune ha annunciato che il limite di velocità è fruttato alle casse di Caffersetti ben 3 milioni di euro. Multa e raffica nel Comune di Venezia, e a mietere più vittime è stato il Ponte della Libertà, con il nuovo limite ribassato a 50 km orari. 35.000 verbali in più sono stati emessi nel 2012, di cui 30.000 riguardano le violazioni dei limiti di velocità sul ponte traslagunare, e Caffersetti ha scoperto dunque una nuova fonte di guadagno del tutto insperata. Il direttore generale Agostini ha puntualizzato che nessuno speri in deroghe o nell'annullamento delle sanzioni. Le multe dei 4 velocar installati a guardia del cantiere del tram e che hanno portato nelle casse del comune 3 milioni di euro sono valide e servono per mantenere in sicurezza la circolazione sul Ponte della Libertà. Lo stesso Movimento Consumatori Adico consiglia agli automobilisti a non fare ricorso, perché finirebbero per pagare una sanzione maggiorata per non aver rispettato i termini di pagamento. Anche se il movimento accusa il comune di aver inventato un sistema mangiasoldi abbassando da 90 a 50 km orari il limite. Il comune si difende invece sostenendo che i velocar hanno fatto da deterrente, perché via via negli ultimi 4 mesi sono diminuite sempre più le infrazioni al limite di velocità. Completata la creazione di posti riservati e gratuiti per la sosta di 15 minuti davanti alle farmacie del Comune di Venezia, l'assessore Ugo Bergamo ha annunciato che sono stati ritagliati 50 parcheggi, sacrificando anche 25 posti a pagamento, per fornire un servizio sociale a tutti coloro che hanno necessità di raggiungere una farmacia velocemente e con urgenza, o che devono ritirare pesanti bombole di ossigeno. L'assessore invita la cittadinanza a rispettare
il divieto di sosta per chi non deve recarsi in farmacia è una questione di civiltà. E a Calettizia, conosciuta da tutti i mestrini come la mensa dei poveri, si sono festeggiati 45 anni di attività con una cena speciale per i tanti volontari che quotidianamente offrono il loro servizio. Vediamo. Alle tavole di Calettizia gli ospiti non mancano mai, al contrario, aumentano di giorno in giorno. Negli ultimi 3 anni, ad esempio, le colazioni sono cresciute di ben il 26%, passando dalle 23.700 del 2009 alle 32.000 del 2011. Un enorme lavoro svolto in silenzio da centinaia di volontari che proprio in questo periodo celebrano i 45 anni della famosa mensa dei poveri, dalla San Vincenzo Mestrina. La San Vincenzo qui a Mestre credo che sia molto importante, ha una storia abbastanza lunga, dal 1856, e negli anni è aumentata sempre di più. Abbiamo 30 gruppi che si chiamano conferenze parrocchiali che sono sparse in tutto l'entroterra mestrino, e abbiamo poi la sede di Calettizia che è la nostra sede storica con i servizi che offre, delle docce, del guardaroba e della mensa che è un po' insomma il nostro fiore all'occhiello. Siamo tutti volontari, quindi siamo circa 300 persone qui a Calettizia ed altre 250 che operano nelle parrocchie fuori. Noi cerchiamo soprattutto di fare un discorso di accoglienza, certamente diamo dei beni materiali, diamo da mangiare, diamo da vestire, facciamo le docce alle persone, però vogliamo che attraverso questo passi un messaggio di accoglienza. Ecco, questo luogo e l'attività del volontario è soprattutto quello di una persona che accoglie attraverso un bene materiale che dona alle persone, ma che vuole sempre significare c'è posto per tutti, vogliamo accogliere tutti. L'anniversario dei 45 anni è stato festeggiato nella sede di Via Querini con un menù speciale offerto dal noto ristoratore Ferdinando Santi. Per una sera, insomma, i volontari si sono goduti una bella cena tutti insieme. Con loro anche Monsignor Dino Pistolato, direttore della Caritas Veneziana, e Monsignor Fausto Bonini, delegato patriarcale per la terraferma. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di questo servizio offerto a oltre 2.800 persone in difficoltà, non soltanto stranieri ma anche tanti italiani che hanno perso il lavoro. E si tratta di un aiuto nel vero senso della carità cristiana, completamente disinteressato. È importantissimo perché è un segno della gratuità, e cioè di gente che si dà da fare per gli altri, per quelli che hanno più bisogno, senza ricavarne nessun vantaggio. E quindi il senso della gratuità piena, che parte però dal fatto di essere cristiani anche, quindi di riconoscere che il Cristo lo si trova presente nelle persone più povere. Certamente la San Vincenzo è una cosa determinante, perché oltre i 45 anni delle risposte non dà solo la mensa, ma la mensa, le docce, i vestiti, e ha aperto questo ritrovo alla mattina per 3 volte durante la settimana, dà occasioni di incontro, e da questo punto di vista direi che veramente se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma urgentemente, per dare le risposte alle emergenze. Per quello tante volte io provoco dicendo: chiudiamola per qualche giorno e vedremo subito le difficoltà che si trovano in Mestre. È un incontro che ha riunito tante persone nel nome di un'incrollabile fiducia, fede nella provvidenza, non poteva che appellarsi all'espressione più conosciuta del dono e del ringraziamento, la preghiera del Padre Nostro recitata tutti insieme. Padre Nostro, che sei in cielo, ed ora ci fermiamo per qualche breve istante di pubblicità.
Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. Animalisti e cacciatori in allarme nelle campagne di Dese, Canoghera e Campaltoli. Accomuna la preoccupazione per l'avvelenamento di ben 19 cani da caccia. La strage è cominciata il 3 novembre scorso e la causa sono bocconi avvelenati che qualcuno semina nei campi. I soci del circolo cacciatori di Tessera, Favaro e Campalto escludono che i responsabili siano i proprietari terrieri e gli agricoltori della zona. Ma sono molte le ipotesi al vaglio: o cacciatori di gruppi diversi invidiosi, o qualcuno che odia gli animali, o animalisti estremisti che vogliono sabotare la caccia. Non è il primo anno che accade, anche nel 2011 sono stati trovati bocconi avvelenati. Ed ora diamo uno sguardo, come di consueto, all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove c'è preoccupazione per il moltiplicarsi davvero esponenziale di furti e reati contro il patrimonio. Dopo l'ondata di furti che sta imperversando nel porto gruarese, le forze dell'ordine hanno deciso di intensificare i controlli. Da una settimana i carabinieri hanno rafforzato le pattuglie notturne, in collaborazione anche con Guardia di Finanza, Polizia del Commissariato e Stradale e con gli agenti di polizia locale. Arrivano gli autovelox anche a Roncoduro. Stanno per partire i lavori di installazione di due colonnine lungo la bretella ai confini fra Fiesso e Arino, un tratto ad alto scorrimento dove il limite è di 50 km orari. Il comune ha così accolto le richieste dei residenti che lamentano il passaggio giorno e notte di auto a folle velocità. Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove si fa sempre più serrata la lotta contro imbroglioni e truffatori. Anziani pedinati in posta e poi derubati. È allarme a Vittorio Veneto per le tante truffe denunciate. I carabinieri raccomandano di non tenere soldi e gioielli in camera da letto. È il primo posto dove i ladri mettono le mani. Non parlare con gli sconosciuti in fila agli sportelli e cambiare spesso abitudini. I sospetti vanno segnalati al 112. In vista dell'inverno il comune di Mogliano lancia Caldaia Amica, ecoincentivi per rottamare i vecchi impianti. I cittadini possono dunque ricevere un contributo di 500 euro per la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi modelli ad alta efficienza alimentati a metano. L'obiettivo è ridurre inquinamento e anidride carbonica nell'aria. Andiamo infine in provincia di Padova, alle prese con obiettivi di risparmio energetico e di ecosostenibilità. Il Consiglio Comunale di Cittadella ha approvato il piano d'azione per l'energia sostenibile, finalizzato al raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo energetico e ambientale. Per prima cosa saranno sostituite tutte le vecchie lampadine a vapori di mercurio con punti luce a LED e almeno nel 70% dei casi si passerà dal gasolio al metano. Se ne parlava da almeno 30 anni, ora anche Saonara ha la sua Proloco. Il primo consiglio direttivo si è da poco insediato, adesso sono aperte le adesioni individuali. La neonata Proloco si occuperà della promozione del territorio, dalla cultura agli spettacoli. Nella Proloco di Saonara nessuno percepirà alcun compenso, viene precisato, nemmeno un rimborso spese. In un momento così difficile per il lavoro e l'economia c'è qualcuno che riesce a non sentire la crisi, puntando sull'ecologia e offrendo prodotti altamente specializzati. Vi proponiamo l'intervista di questo imprenditore vicentino che sta vincendo la crisi con l'illuminazione LED e ai ragazzi che devono scegliere una professione consiglia: puntate a fare cose difficili, quelle facili le fanno tutti. La vostra società sta a galla nonostante la crisi, perché? Perché abbiamo puntato sul settore dell'energia, soprattutto sulle energie rinnovabili e adesso anche sull'efficienza energetica, cioè sulla capacità di fare le stesse cose consumando meno energia, come per esempio l'illuminazione. Parliamo delle lampade LED. Sì, sono un prodotto, è una tecnologia che esiste da tantissimi anni. Negli ultimi anni sta avendo un grande sviluppo nel campo dell'illuminazione domestica, industriale, civile in generale, per i suoi vantaggi. Permette dei grandi risparmi, ha una grandissima durata
e quindi il maggior costo, che comunque è contenuto, si recupera molto rapidamente. Quanti dipendenti avete? Come gruppo Etan siamo un gruppo di aziende che occupa una sessantina di persone. In particolare Energoil, che si occupa di energie alternative, ha 5 dipendenti, personale ad alta qualifica, perché appunto puntiamo su un contenuto tecnologico abbastanza sviluppato. Che consigli dà ai ragazzi che in questo momento sono disoccupati? Cercare di fare le cose difficili. Le cose facili le fa tutto il mondo, dobbiamo specializzarci, dobbiamo cercare di imparare più cose e dobbiamo essere sempre sulla cresta dell'onda. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo all'insegna della variabilità, mercoledì bello ma correnti umide sud-occidentali sono in agguato nel fine settimana. Mercoledì 21 novembre, sereno o poco nuvoloso, foschie e nebbie in pianura, ventilazione da nord-est sulla costa, minime in calo, massime stazionarie, mare da mosso a poco mosso. Giovedì 22 novembre, nuvolosità compatta ma innocua, minime in ripresa, massime senza variazioni. Venerdì 23 novembre, molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni, temperature stazionarie comprese fra gli 11 e i 14 gradi. Sabato 24 novembre, pioggia moderata o forte, valori termici stabili. La marea di mercoledì 21 novembre è normale. La massima alle 5.15 60 cm, la minima alle 12.15 20 cm. Ci lasciamo sulle note di una canzone particolarmente adatta alla festività del periodo, di interpretarla il coro Serenissima, che domani, mercoledì 21 novembre, giorno della Madonna della Salute, terrà un concerto alle ore 17.30 all'Auditorium di Favaro. Su queste note io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20.30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.